Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è un video un po' diverso dal solito, oggi andremo ad effettuare un matte risponde. Per chi è già anziano nel canale, era un format che facevo già in passato, circa un paio di anni fa, l'ho portato avanti fino a un paio di anni fa, poi lo avevo interrotto, adesso lo vorrei riprendere. Era un format che avevo trasferito su Instagram, ma mi va di rifarlo appunto su YouTube, ci posso dedicare più tempo, non sono limitato da storie o di 15 secondi o da scrivere nei post, quindi ne possiamo parlare più tranquillamente in video. Vi ho chiesto di farmi le domande su Instagram, ne ho ricevute qualche centinaio, ne ho selezionato una decina. Cosa ne pensi di tutti questi coming out parlando di steroidi? Allora, sì, probabilmente fai riferimento al video del Team Commando, soprattutto specifico nel caso di Nathan Commando. Ci sono due cose essenzialmente da considerare. La prima cosa è che c'è maggiore sincerità. Questa maggiore sincerità che adesso sta venendo a galla è solamente una cosa positiva. Mi ricordo quando nel 2016-2017 si era tutti natural e lasciava un po' il tempo che trovava la cosa. C'era molta paura da parte dei content creator o degli utilizzatori, a seconda di come vogliamo vederla, nel dire la verità, forse per paura di fare meno visualizzazioni, per paura di perdere la fanbase e per tanti altri motivi. Si è visto poi col passare degli anni che appunto il discorso doping o non doping non fa calare le visual, ma anzi addirittura, ragazzi, i maggiori canali che vanno per la maggiore su YouTube sono praticamente quasi tutti doped, quindi non solo non c'è un calo nelle visualizzazioni, ma anzi c'è un maggiore interesse, vuoi perché diventa tutto più estremo, vuoi perché ci sono carichi più alti, condizioni migliori, volumi muscolari maggiori, e quindi tutto questo, ovviamente noi sappiamo che su YouTube più una cosa è grande, più una cosa è esagerata, più visualizzazioni fa. Se io mangio una merendina non gliene frega niente a nessuno, se io mangio 10 scatole di merendine faccio 100.000 visual. Il lato negativo della medaglia invece è che può essere visto come una cosa normale, no? Se viene visto come una cosa normale l'utilizzo di doping, io non penso che sia una cosa positiva, non penso che lo sport dovrebbe portare a questo. Lo sport non deve portare all'estremo a tutti i costi, lo sport non deve portare al doping a tutti i costi. Si può essere atleti, si può essere professionisti anche senza fare utilizzo di doping. Semplicemente dovrei andare in federazioni o categorie che appunto hanno i test antidoping e fanno le selezioni. Pro e contro delle home gym. Allora, ormai io sono 2 anni, forse anche un pelo di più, che ho l'home gym. Allora, di pro ne hai tanti. Il pro maggiore è che hai tutto per te. Ti alleni da solo, non c'è nessuno che ti rompe le scatole. Ti alleni quando e come vuoi, ti alleni anche nudo se vuoi. E quindi hai tutto per te, è come avere la tua palestra tutta per te. Di contro ce ne sono alcuni di contro, e alcuni contro sono anche quelli che sono i pro. Quindi sei da solo, ti alleni da solo, che per alcuni può andare bene, per altri ho avuto alcuni clienti ad esempio che lo trovano molto poco stimolante, si annoiano molto prima se non si allenano in compagnia, perché comunque in una palestra commerciale ci sei te, ci sei magari qualche amico, c'è la ragazza di turno che ti guarda, non ti guarda, ecco, tutte queste cose vengono a mancare nell'home gym. L'altra cosa negativa è che ovviamente te la devi pagare, quindi te la devi pagare, quindi non è più 30 euro al mese, 40 euro al mese per l'abbonamento, ma è centinaia di euro per l'attrezzo, che poi l'attrezzo ti dura tutta la vita. Non ci sono dubbi se non si rompe, però è un grosso investimento iniziale, e soprattutto se la vuoi poi migliorare devi comunque investire soldi. È un po' come andare in affitto o comprare una casa, essenzialmente la logica dietro è la stessa. Legend of Zelda preferito. Ok, ce l'ho qui, l'ho preso dallo scaffale. Il mio Legend of Zelda preferito è Wind Waker. Qua potete vederlo, ce l'ho in edizione giapponese per GameCube. Penso che sia il mio Zelda preferito, nonostante
l'ultimo Breath of the Wild sia migliore sotto ogni aspetto, l'atmosfera di Zelda Wind Waker per me rimane imbattuta, soprattutto perché è uscito in un periodo in cui avevo l'età giusta per giocarlo, avrò avuto tipo 15 anni, 16 anni, quindi l'open world, il navigare con la barca nell'oceano, la grafica tutta cartonesca, è stato veramente per me un capolavoro e ce l'ho qui in edizione giapponese e sono molto orgoglioso di averlo. Ciao Matteo Pickwick, carbo, acqua, sale, grassi, gestione. Allora, questa è una domanda molto difficile e molto lunga a cui meriterebbe un video dedicato. Tutte le domande sono risposte in questo video, che è Guida alla preparazione agonistica di Lane Norton ed è un ottimo libro in italiano e parla tutta della gestione gara, ok? Parla tutta della gestione gara. È veramente, guarda, penso anche l'unico libro che tratti in maniera completa il discorso preparazione gara, tra cui anche Pickwick. Ok, sono circa, costa tipo 40 euro, sono circa 350 pagine, comprende anche il posing. Per me, guarda, per gli appassionati di bodybuilding è un ottimo libro. Cos'è la gestione della gara e la gestione della Pickwick? Essenzialmente è la settimana prima della gara dove tu devi provare ad essere al massimo della tua condizione il giorno X all'ora X ed è quella la cosa difficile. Quindi appunto, come dicevo, rispetto al passato adesso il cut viene gestito generalmente molto in modo diverso, soprattutto nel natural bodybuilding, che ricordiamolo, per quanto mi riguarda, è molto più avanzato a livello di studi rispetto al non natural bodybuilding, proprio perché ha dovuto evolversi per migliorare, non essendo dipendente da altre sostanze, ha dovuto sbattere la testa sulle cose, quindi ha finalmente abbandonato l'idea di questi tiraggi e Pickwick old school, che erano principalmente pensati per un taglio del peso, metodiche moderne, diciamo, i nuovi studi o comunque tutta la direzione si sta prendendo è quella di arrivare la settimana già prima della gara, intanto partendo da un cut dove non hai ridotto a zero i carboidrati, ma bensì i carboidrati sono comunque sostanziosi. Non ci arrivi in fase di cut, ma probabilmente sei già da qualche settimana in reverse, quindi stai già alzando le calorie lentamente, perché noi sappiamo che il momento migliore di resa estetica solitamente per una persona non è la fine del cut, ma è qualche settimana dopo dell'inizio di una reverse, dove sei pieno muscolarmente e hai la stessa condizione del punto di minimo introito calorico. Poi la settimana della Pickwick ci sono vari modi di farlo, ma essenzialmente quello che ti posso dire io è non serve azzerare il sale, non serve azzerare l'acqua, non serve fare enormi ricariche il giorno stesso di carboidrati, ma semplicemente il tutto variegato leggermente. Se vuoi ti lascio una tabella qui che spiega a grandi linee circa cosa si dovrebbe fare, senza diventare troppo tedioso nella risposta. Come vivi questo periodo in generale? Ok, questa è una domanda molto bella. Allora, io essenzialmente, io di lavoro faccio il coach, faccio il content creator su argomenti del natural bodybuilding o la palestra in generale. Quindi come mi trovo? Mi trovo male, mi trovo. È un settore del bodybuilding, il settore della palestra è un settore che è completamente fermo da più di 6 mesi, è un settore che è stato azzerato e distrutto. Io vivo ogni settimana alla ricerca di notizie sulla riapertura delle palestre, che a volte sembra che arrivi, poi a volte no, poi vengono rimangiate le parole, poi ci avviciniamo alla riapertura, poi il comitato dice di no, poi si ridice di sì, e quindi è un incubo. E comunque, nonostante sia un settore che è fermo da mesi, io sugli articoli di giornale io continuo a trovare articoli non sulle palestre chiuse, ma sui ristoratori che si lamentano che la sera non sono aperti. Quindi anche i media danno più spazio al settore della ristorazione che è aperto solo mezza giornata, piuttosto che al settore sportivo che è chiuso sempre, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
E a me fa è brutta come cosa. Cosa consigli di fare per diventare un personal di successo? Percorso, studi? Allora, questa domanda un po' mi triggera. Allora, ti darò una risposta che è un po' ironica, però così tanto ironica non è, perché è una cosa che io, un piccolo studio che io ho fatto. Allora, la prima cosa, quando tu apri il tuo team, dagli un nome inglese. Intanto tutti i team devono avere un nome inglese. Il nome deve essere inglese e deve essere qualcosa di, non lo so, sangue, sudore, quindi Team Terminator oppure Team Iron Thunder, Team Metal Pumping. Quindi questo è già il primo passo. Il nome deve essere qualcosa che richiama, non lo so, sangue, sudore e film di Terminator. Seconda cosa, cerca di dare un nome tuo a tutte le cose che esistono già. Questa è una cosa che si vede molto spesso, il metodo X, il metodo Y. Io domani prendo il metodo 6x6 e lo chiamo metodo Marcon. E tu dirai, ma esisteva già il 6x6. E io lo chiamo metodo Marcon. E poi quando magari la gente lo fa e si trova bene, io ti dico, vedi, il metodo Marcon funziona. Oppure, un'altra cosa che devi fare per essere un PT di successo deve essere prendere le esecuzioni che vanno già bene e le devi tutte cambiare. Tutti gli esercizi esistenti li cambi qualcosina in modo tale che gli puoi dire che sono tuoi. Quindi, ad esempio, facciamo un curl bicipiti, ok? Un curl bicipiti. Tu fai un curl bicipiti e alla fine fai una prono rotazione, ok? Bene, perfetto. Questo è il bicipiti alla Matteo Marcon. Cambia qualcosa del bicipiti del curl normale? No, non cambia niente. Fai solo una rotazione che è inutile. Però è bicipiti alla Matteo Marcon. Bene ragazzi, il video termina qui, spero che non sia venuto troppo lungo, spero che le risposte vi siano piaciute, che il video vi sia piaciuto, noi ci vediamo presto a un prossimo video, statemi bene, tante care cose, peace.